A 3 mesi dall'alluvione che nel settembre 2008 ha creato gravi danni al territorio, in particolare nella zona nord-ovest di Torino, fra Caselle, San Maurizio Canavese, Cirié e Leini, la provincia di Torino fa il punto sulla situazione dei sopralluoghi per i danni a privati e aziende e affronta il tema dei finanziamenti al mondo produttivo danneggiato e presenta il suo piano per la messa in sicurezza del territorio. Presidente, lei oggi ha convocato una conferenza stampa per rispondere a un'intervista che la Presidente dell'API ha rilasciato ieri a un quotidiano torinese, in cui la provincia viene accusata di non aver fatto abbastanza durante l'alluvione di settembre nella zona di Leini per le imprese. Che cosa risponde? Ho risposto che quell'affermazione è imprecisa. Devo dire che questa però non è una polemica di carattere elettorale e neppure di carattere partitico, ma è una semplice posizione, la mia, per difendere il lavoro che abbiamo fatto. Le cose sono molto semplici. L'API ha sempre espresso un giudizio favorevole sul lavoro che abbiamo fatto, come dire, in questi mesi. L'ha fatto la Porchietto, l'hanno fatto i suoi direttori, e all'improvviso c'è questo giudizio negativo che contraddice le affermazioni che sono state fatte, e questo per noi è grave, perché con l'API ha sempre avuto un buon rapporto, dobbiamo continuare ad averlo. Nel caso specifico c'era stata l'alluvione nel mese di settembre nella zona di Leni Settimo, una zona molto ampia. L'API ci aveva chiesto un aiuto perché c'è molta burocrazia, cosa che noi facciamo normalmente. Abbiamo chiamato i comuni, abbiamo chiamato i privati, sono stati censiti i danni, abbiamo lavorato per avere la calamità naturale, abbiamo coinvolto la regione, abbiamo coinvolto le banche, abbiamo coinvolto la Finpiemonte, e oggi tutto è stato presentato, la regione ha stanziato 5 milioni, lavoro che è stato fatto dalla provincia di Torino, e l'API lo sa perfettamente, ma non solo. Noi abbiamo colto questa occasione, mettendo assieme tutti i sindaci, per capire come evitare che si ripeta un evento e produca quei danni. E abbiamo un progetto fatto, siamo in condizioni di poter intervenire qualora il governo ci dia i soldi, perché con 7 milioni di euro è possibile non avere quei danni che oggi sono stati stimati in 32 milioni. La Regione ha fatto una cosa straordinaria, ha messo 5 milioni. Se c'è qualcuno che non ha, come dire, non è intervenuto, è stato sicuramente il governo nazionale. Qui ormai alluvione di maggio, alluvione di settembre, si continua a dire sì sì, ma in realtà i soldi non ci sono. Io noto e constato che nel frattempo il Comune di Roma può uscire dal patto di stabilità, vengono dati dei soldi alla Calabria, e noi che dobbiamo mettere in sicurezza il territorio continuiamo a pagare i danni, dove molto spesso sono più alti dei lavori che bisogna fare per metterli in sicurezza.